Das trevas surge o oculto. O ventre imperfeito gesta a maior criação. Um ser que desconheça qualquer limite. Apenas força e fulgor, ímpeto e desejo. A perfeição suprema em meio ao caos. Excesso que surge do completo vazio, para além de qualquer dor ou loucura. Mais alto que Deus, mais baixo que Satã. Poderosa, indômita, impiedosa, lasciva, livre. Lo stregone supremo, il mago, l'iniziato, l'alto negromante, colui o colei che vanno oltre, che trasformano il doppio astrale in animali, piante, pietre viventi, angeli, demoni e dei. È tutto ciò che sta dietro l'orizzonte degli eventi. Cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. Queste le parole della canzone di Franco Battiato, Ti vengo a cercare. Cos'è bene e cos'è male? Quello che per noi è veleno è cibo per i serpenti. Friedrich Nietzsche, nel suo libro La nascita della tragedia, evidenzia la contrapposizione tra l'arte e la morale, cioè tra l'uomo artistico, dall'alta tonalità vitale, e l'uomo morale dalla bassa e scadente tonalità vitale. Il filosofo ci induce a identificarci con il primo tipo di uomo, l'individuo che si distingue per la sua diversità. Questo uomo trova accoglimento nell'archetipo del satiro, ovvero la bestia divina. L'unione tra il microcosmo e il macrocosmo, tra il passato e il futuro, il qui ed ora, il superio, il superuomo. Unione del dionisiaco e dell'apollineo. La versione femminile è conosciuta come ninfa. Il satiro o la ninfa sono il vero io all'interno di noi. Attraverso certi procedimenti l'occultista può esteriorizzarli e conversare con loro. Quel dialogo che avviene tra noi e l'altro noi, ma elevato all'ennesima potenza. Come ho rapportato tutto questo in merito al mio occultismo personale? L'occultismo personale è il qui ed ora dell'esoterismo letterario o tradizionale, le storie di potere che si rinnovano, il lato attivo dell'infinito a cui rendersi accessibili, il kairos, la sincronicità. Essere se stessi non significa identificarsi nel proprio ego, che è frutto delle nostre convinzioni. Essere coerente con quello che abbiamo raccolto durante la nostra storia personale. Essere se stessi significa fermare il dialogo interiore, fermare il mondo. Sei te stesso quando smetti di essere te stesso. Lo stregone supremo è l'individuo noetico che perde l'importanza personale, il proprio ego,
e questo lo spingerà oltre i confini dei limiti dell'uomo comune. Il satiro arrivò a me come una voce nel sogno proveniente dal lato sinistro. Egli attivò in me il genio, il jinn, la lampada perpetua che arde senza fumo, il fuoco elettrico, il brilumba, il vril come è conosciuto nel voodoo. I templari lo conoscevano come Baphomet, il dio occulto, il sole nero, ossia il daimon, che è l'archetipo presente in tutti noi, l'origine. Il potere è reale, esiste, non è forse come ce lo immaginiamo, poiché nulla è come appare. Un saluto al prossimo video.